bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e ragazzi, mamma mia, mi si straglia la voce, quanta roba abbiamo ragazzi. Più vanno avanti i giorni in cui giochiamo a Fortnite e più arriva materiale interessantissimo che grazie ai miei leakers e grazie alle fonti che ci sono su internet posso tradurre e regalare proprio a voi ragazzi ogni mattina mentre andate a scuola, mentre andate al lavoro, mentre fate le vostre cose ragazzi. Oggi voglio parlare in questo video ovviamente delle nuove skin di rugby, potremo già vederle all'opera, c'è qualcuno che già le può utilizzare ragazzi, vedremo anche quel gran vociferare che c'è adesso su Reddit, sui forum, nella community di Fortnite che parla dell'arrivo di un nuovo veicolo. Purtroppo non posso farvi sentire i suoni per un problema di copyright, ma posso parlarvene e farvi vedere delle immagini e poi parleremo di tante altre novità interessantissime per quello che riguarda i nostri prossimi giorni di Fortnite. Vi ricordo ragazzi però, se vi piacciono i miei video, se volete supportarmi, non vi dimenticate un bel pollicione in su ragazzi e soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessun update. Quindi ragazzi, ciancio alle bande, bando alle ciance, vi voglio fare la domanda. Ieri abbiamo scoperto la skin segreta che arriverà domani con il completamento delle sfide settimanali e la mia domanda è molto semplice: vi piace la nuova skin segreta? Fatemelo sapere qua sotto nei commenti perché c'è un bel polverone intorno a questa skin, voglio sapere quello che ne pensate. Avanti così ragazzi, allora cominciamo subito con un'immagine volete vedervi la kill prima? Cominciamo subito con un'immagine, c'è la kill, fatemi fare la kill, la faccio vedere, aspetta che adesso lo vado a prendere un secondo. Aspetta un secondo, dai vai a prenderlo che così facciamo vedere la foto ai ragazzi. Ok, andiamo avanti subito ragazzi. Sgadagangal, eccole qua ragazzi, in game le nuovissime skin da rugby, quelle appunto che vanno in concordanza con il nuovo campo da rugby che c'è a Parco Pacifico al posto del campo da calcio ragazzi. Come vedete niente poco di meno che il signor Ninja e il signor Heim Team The Deadman. Vabbè, lui non lo conosco, Ninja ovviamente lo conosciamo, hanno avuto ragazzi la possibilità di utilizzarle in anticipo direttamente da Epic Games, quindi non sembrano brutte viste così, rendono molto di più, sebbene l'immagine è sfocata, comunque non è proprio bellissima, rendono molto di più così che vederle nei file di gioco come le avevamo già viste. Mi piacciono, sapremo ragazzi che queste skin avranno una rarità epica, quindi 1500 V-Bucks se volete prenderne una, ma ci saranno anche due skin degli arbitri che invece saranno non comuni, quindi ragazzi 800 V-Bucks l'una, cercatele su Google, facilissimo da vedere ragazzi. Ma andiamo avanti, questa era proprio una curiosità che tenevo tanto a farvi vedere, ma parliamo ragazzi, sgaduia, della nuova funzionalità che è stata trovata nelle sottocartelle, come vedete, relative ai cosmetics. Cosa sono i cosmetics? Praticamente è tutto quello che vediamo e che è personalizzabile nel gioco. Le skin, i picconi, i deltaplani, le scie, i wallpaper, insomma tutto quello che c'è. E come vedete ragazzi, addirittura sotto una cartella che già avevamo visto quest'estate, che era la Vehicle Decoration, quindi la possibilità di personalizzare i veicoli che dovrebbe arrivare, speriamo, con la Season 7, è stata inserita, ragazzi, ufficialmente una nuova sottocartella che si chiama Weapon Skins, che vuol dire outfit delle armi, quindi un colore personalizzabile per le armi ragazzi. Anche qui ne avevamo parlato a giugno addirittura, quindi parliamo di ben 4 mesi fa ragazzi di quello che era stato scoperto. Adesso è tornata la cartella, quindi probabilmente hanno avuto dei problemi, o comunque con tutta la storia del cubo intorno avevano altro di più importante, ma adesso implementeranno, speriamo il prima possibile,
anche questa nuova opzione. Tra l'altro, ragazzi, abbiamo un'immagine che vi chiedo gentilmente di prendere come leak. Potrebbe non essere vera, ragazzi, ma sembrerebbe che questa sia una schermata del menu dedicata alle armi, ragazzi. Come vedete, sembrerebbe, se ne vociferava già un bel po' di tempo fa, che un'arma sblocchi la possibilità di ottenere colori, adesivi e altre cose, loghi da appiccicarci sopra, quindi sempre roba estetica in base al numero di kill che si fanno con la medesima arma. E il ragionamento è molto interessante, perché, ragazzi, Battlefield funzionava così: utilizzi un'arma, più kill fai con quell'arma, più ti viene data la possibilità di sbloccare potenziamenti per l'arma. Questo in Battlefield. In Fortnite potrebbe funzionare che più killi con un'arma e più ti puoi sbloccare le parti estetiche dell'arma. Avrebbe senso, nessuno è OP, non diventa un pay to win, cioè non diventa un come dire, nessuno è più avvantaggiato di altri, e ci può stare di brutto. Staremo ovviamente a vedere, ragazzi, ma andiamo avanti e parliamo un attimo del nuovissimo backpack. Questo, ragazzi, è il backpack della skin AIM, quella che abbiamo visto che sarà appunto la skin segreta al completamento delle sfide della settimana 7. Voglio darvi una curiosità e ringrazio come sempre il mio gruppo di leakers per dirmi queste notizie. Quel numerino che state vedendo, ragazzi, non è altro che il conteggio delle kill che stiamo facendo. Quindi, ragazzi, potremmo dire che anche questo backpack sarà reattivo, magari anche la skin sarà reattiva, non lo sappiamo ancora, e più kill faremo e più aumenterà il numero che c'è sulla nostra schiena. Andiamo avanti, ragazzi, e oh oh, parliamo di una roba super interessante. Sembra una cacca, non è una cacca, ragazzi. Come si dice? Non che nessuno la faccia bianca e rossa. Per dire, si sta vociferando tantissimo, ragazzi, in questi giorni sulla community di Fortnite del possibile arrivo di un ulteriore nuovissimo veicolo, ragazzi. Abbiamo già visto come hanno inserito qualche settimana fa il Quad Crusher, quindi, che è fighissimo secondo me, il nuovo quad che puoi farci tutte le evoluzioni, distruggi le cose, insomma vai a rushare di prepotenza, ragazzi. Sembrerebbe, e anche ci sono dei file audio che vi invito a cercare su YouTube, perché io non ve li posso pubblicare sebbene li ho sentiti, sembrerebbe che arriverà prestissimo un nuovo aeroplano su Fortnite, e sembrerebbe essere un aeroplano guidabile. Se devo darvi la mia, ragazzi, se ricordate chi mi seguiva a novembre dell'anno scorso, dove giocavamo Rules of Survival, era arrivato proprio sul finale, prima che io mi spostassi su Fortnite, il monoposto che volava nella mappa. Se noi consideriamo che la mappa di Rules of Survival è praticamente grande quasi quanto quella di Fortnite, potrebbe tranquillamente, e questa immagine che state vedendo, che è un paracadute, potrebbe tranquillamente essere un nuovo veicolo monoposto che si può utilizzare per spostarsi nella mappa volando. Ci starebbe un botto, perché su ROS, anche se era stato inserito con una grande critica da parte della community di Rules of Survival, alla fine si è rivelato veramente molto molto figo e molto molto divertente. Come vedete, ragazzi, abbiamo delle immagini ufficiali prese appunto dai metadata miner, dalla gente che lavora dietro le quinte dei codici sorgenti. Sicuramente sarà un veicolo che vola, perché questo è sicuramente un paracadute, ragazzi. Bisognerà capire quale sia il veicolo. Io, ragazzi, non sto più nella pelle di vederlo, perché secondo me ci sta un botto avere finalmente un veicolo che vola su Fortnite, così come ci sta un botto avere la possibilità di personalizzare le armi. Andrebbero di brutto ad intaccare, anche se non gliene frega niente, comunque un'altra feature che è esclusiva di, come cacchio si chiama l'altro gioco sparatutto, quello con la tempesta, che l'abbiamo anche giocato in live, quello che comunque ha tutte le armi. Scrivetemelo nei commenti che voi l'avete capito, raga. Non è COD, ovviamente, è quell'altro.
che lo scarichi da Steam gratis. Non me lo ricordo, non me lo ricordo. Voglio chiudere, ragazzi, ultimi secondi velocissimi per parlarvi di una nuova funzionalità che arriverà prestissimo nel parco giochi. La ritratteremo magari in maniera più approfondita nel video di domani. Arriveranno dei boh, non si sa, roba strana che si chiama mutators, ragazzi. Non sappiamo cosa voglia dire, non credo che siano mutanti, proprio per dirvi. Come vedete, cambieremo, ragazzi, altre opzioni nel parco giochi, ma le tratteremo più approfonditamente nel prossimo video. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato invece questo video. Mi raccomando, un bel pollicione in su se vi sta piacendo. Se vi è piaciuto, iscrivetevi in tanti al canale e attivate la campanella. Noi ci vediamo questo pomeriggio in live. Ciao!